Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata, nuovissima, primissima puntata di un nuovissimo gioco che si chiama Train Fever, febbre per i treni, o almeno quello che sembra. Comunque, iniziamo insieme a voi, cioè lo inizio insieme a voi e vediamo un po' di cosa si tratta. Bene, allora nome, Zerkillo, va bene, per iniziare mettiamo... Sì, piccolo. Terreno medio, difficoltà facile. E dobbiamo iniziare dal 1850. Ok, dobbiamo iniziare. Ah, ci dobbiamo mettere anche il seed, grandioso. Seed, che seed mettiamo? Mettiamo il seed 2032. Zerk. Ma vediamo se va. Ho messo 2 R, Zerrak, vabbè. Bene, sta generando il terreno. E vediamo un po' di cosa si tratta. Per me, secondo me, è una figata assurda. Questo gioco lo troverete molto tranquillamente su Steam, però non è free to play, è a pagamento. Costa all'incirca 22-24 euro. Non sono sicuro adesso di quanto sia la cifra. Bene, eccoci al gioco. Welcome to the train frame. Vabbè, questo è il tutorial che ci spiega come girare il mouse, bla bla bla. E non ci interessa. Quello che ci interessa è lo scopo del gioco. Lo scopo del gioco è quello di creare profitto attraverso ponti, cioè attraverso i trasporti dei treni, ma ci sono trasporti di vario tipo, di persone, tipo da una città a un'altra, e poi ci sono anche trasporti di carico tramite, vedete, queste qui sono tipo delle industrie qui che producono legno, giusto? Vedi, richiedono questi due minerali che non so che cosa siano e producono quest'altro pezzo. Non so nemmeno la minima idea di che cos'è. Oltre ai treni, giustamente, oltre ai treni potremmo anche fare le stazioni di autobus, che nel 1850, quando siamo iniziati, credo che siano solo dei carri con dei cavalli, ecco. Sì. Bus station, tram station, bus tram stop. Va bene. Noi non ci interessa, noi siamo qui per vedere un po' questi treni, perché la febbre dei treni, cioè febbre dei treni, facciamo i treni. Allora, stazione, questa è la stazione. Questo, wow, il numero del track, sarebbero del... Come caspita si chiama? Il numero del track, va bene. Non mi viene in mente. Sono queste le strade dove passano i treni, ecco, parliamo così, molto gergo. Non è molto gergo, tipo questo è cos'è? Ah, questo forse è il cargo e questo è per i passeggeri. Noi abbiamo detto che vogliamo iniziare con i passeggeri, quindi ne mettiamo magari una stazione qui. Bene, perché voglio collegare questa città con l'altra. Questa strada non mi piace perché giustamente la stazione, cioè, dobbiamo fargli arrivare un po' troppo alto il volume. Voglio un attimo diminuire sta a 2. Vabbè, non ci interessano questi suoni. Allora facciamo una stradina. Questa. Ok, vedete? Si collega perfettamente a questa qua. Perché non me la fa collegare? Collisione con che cosa? Con la stazione? Allora io la collego prima qui. No? E poi da qui te la ricollego alla strada principale. Bene.
abbiamo la nostra strada principale che va alla stazione. Ora colleghiamo. Colleghiamo, cioè ancora non la devo fare la stazione dall'altra parte, che è un tragitto a dir poco grande. Facciamo un'altra stazione di qua, in quest'altra città. Dove la facciamo? Oh, sta qui questo qui però. Sì, facciamola qui, che ci interessa, distruggiamo le coltivazioni, a noi non ci interessano le coltivazioni. Bene, un'altra bella stradina che collega a quest'altra stazione. Ed ora tocca alle track, chiamiamole così, non mi viene il gergo. Che pariata! Cioè mette anche la velocità a seconda dell'inclinazione. Cioè tu metti questa inclinazione qui, giustamente il treno va più lento. Se tu metti un rettilineo arriva a 120. Quindi il tragitto è lungo. Facciamo passare. No, ti dice il ponte. Allora, arriviamo qui. Perché qua è tipo un tunnel. Allora, facciamo così bello, diritto, lineare. Abbiamo speso quasi tutti i soldi. A noi non ce ne interessa. Dobbiamo ricollegarla qui a questa stazione qua. Quindi un po' di angolo ci vuole. Collisione con il terreno. Sta questa strada qui che ci dà fastidio, secondo me. Questa strada che fa questa curva e noi la andiamo a eliminare. Sì. Sì. Che cacchio di casino che fa? Il volume ce l'ho al 2. Ecco, vedete, adesso ce l'ha data. Quindi noi ci andiamo di nuovo. Questo che cacchio è? Tram, track, street. Ci colleghiamo di nuovo la stradina a quella principale. Così. E vai. Bene, abbiamo le due stazioni e abbiamo anche la linea collegata. Che figata! Cioè fa anche, diciamo, la. Se incontra la strada in pratica ti mette. Qua non ha messo niente. Ah sì, ci sono i cartelli che indico. Attenzione, qua passa il treno. Non è come adesso che ci sono le sbarre e tutto. Adesso dobbiamo dargli dei treni. Come si mettono i treni? Da quello che ho capito ci sono questi qua, i depositi. Quindi dovrebbe uscire dal deposito. E il deposito come si collega? Forse dobbiamo dargli sempre un collegamento del genere, tipo così. Magari ne facciamo anche un altro che vada quest'altro lato. Non si riesce a collegare. Perché non si riesce a collegare? Vabbè, però adesso non ce lo mettiamo, non ci interessa. Vediamo se almeno collega il deposito. Sì, ok, abbiamo il nostro deposito. E qui in teoria dovremmo comprare i treni. Quindi, cliccando qui. Ma io devo abbassare un po' il volume. Il volume sta a 2 qui. Impostazioni. Non ci dice niente sul volume. Salvataggio. Menu. Torni al menu. No. Comunque. Compra treno. Allora. L'unico treno che abbiamo è questo. E lo compriamo. Ok. Poi dietro giustamente ci dobbiamo mettere le carrozze per far salire le persone. Sarebbero queste. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. Ok, abbiamo il nostro treno in deposito. Qui ci chiede anche di settare una linea che al momento non c'è. Quindi dobbiamo creare una linea che dovrebbe essere in teoria questa qui. Merge line. Ok, nuova linea. La chiamiamo. Come si chiama questa città? Almeno questa stazione. Non lo so. Vabbè, scriviamo. Tipo passeggeri. Ok,
1. A meno, capiamo che per i passeggeri. Adesso add station, questa. L'altra stazione ce l'abbiamo qui sopra. Seconda stazione. Ok, abbiamo settato la linea. Woodstock, è questa? Rotterdam. Va bene. Abbiamo settato la linea, quindi eccola qui, linea 1. Linea 1, ok, ci siamo. Adesso dobbiamo andare di nuovo sul deposito. Infatti traccia la linea in rosso che ci indica qual è la linea 1. Un po' lunghetta, eh? Allora, setta linea, linea 1. È partito il treno. Eccolo. Che figata! Figata assurda! Vai trenino, vai! Vai! Ah, però, adesso che arriva alla stazione, come gira? Non penso che andrà a marcia indietro. O come per magia si girerà su se stesso. Velocizziamo un po'. Ok. È arrivata la stazione. Ah, gira su se stesso, ok. Vediamo un po' le finanze, stiamo perdendo, ragazzi. Non ci sono passeggeri. Allora, velocizziamo un bel po'. Sì. Stiamo perdendo perché non ci sono passeggeri. Noi abbiamo comprato anche tutte quelle cabine. Ehi, ho costruito una stazione, cittadini. Venite nelle stazioni. No. Dicono di no. Va bene, va bene. Allora, primo passo l'abbiamo fatto. Adesso vorrei mettere anche un altro treno che va sempre avanti e indietro qui. Però non credo che ce ne sia bisogno, visto che... Non ci sono passeggeri. Va bene, noi intanto vediamo qui. Questo genera, penso sia olio, petrolio, roba del genere. Ok, e ci siamo. C'è qualcuno che richiede questo petrolio? No, questa produce queste cose nere che servono qua. Giusto. Questo qui invece. Niente, produce legna. Eccolo qua. Iron ore. Ah, sta scritto sopra. Quindi è ferro. Ferro, produce ferro. Vediamo un po' se funzionano, diciamo, i bus. Station, deposito, street upgrade. Ah, puoi anche aumentare la strada, tipo così. Ah, bello, senza distruggere, va bene. Abbiamo capito un'altra cosa. Allora, questo che cos'è? Tram deposito, road deposito. Mettiamoci un road deposito. No, lo metterei più vicino alla città. Tipo qua. Collisione con che cosa? Mettimelo da un'altra. Vabbè, ho capito. Metto qui. Però ci do un po' di. Che caspita. Aumentiamo un po' la strada. Così. Almeno. Lo facciamo almeno iniziare. Ah, c'è un passeggero! C'è un passeggero! Amici, forse anche più di uno. C'è un passeggero. Allora, vediamo un attimo la linea. Ok. Questo è il treno. La finanza, dettagli, linea. Ottimo. Ok,
Ah, boh, questo è vendi. Venditi di veicoli nel deposito. Cancello la linea. Non ci interessa. Va bene, ritorniamo a noi. Quindi dobbiamo comprare un veicolo su strada. Allora, c'è questo qui, Stagecoach Horse Wagon. Questi sono per i passeggeri, i vagoni. Questo qui. For public transportation in the early years. Ok, questo invece, questo è per il cargo, per i carichi, quindi ne compriamo uno, due, tre, vai. Ok, ne compriamo tre, anzi quattro. Non ho soldi? Ok, 4, perché voglio mettere 2 che vanno a prendere l'oro e 2 che. Ok, quindi dobbiamo fare una linea. Ah, ho guadagnato qualcosa di soldi. Beh, allora abbiamo detto. Qua è proprio lungo il tragitto. Non c'è una strada che collega qui a questo. Dobbiamo creare anche una stradina. Allora, iniziamo a creare prima una strada che da qui. Magari faccia una troppa curva. Magari mettiamo prima qui. E poi che magari. No, non l'ho collegato. Poi magari da qui si colleghi a questo. Ok. Abbiamo fatto una strada alberata che non ci interessa in mezzo alle campagne. Una strada alberata, però io vedo. Vedo che c'è solo questa. Credo, eh. Questa è tram track per il tram che non ci interessa. E questa è small street, vabbè, per la strada più grande e più piccola. Comunque, facciamo una nuova linea. Nuova linea. Add station. Questa. Perché all'inizio non me la dà? Dai. Dai. Non me la dà. Non va bene. Allora forse ci vuole tipo stazione? No. Questo è per il cargo. Truck station, large truck, sì, no, mettiamo la piccolina. Forse qui? Ma magari ci diamo un collegamento sempre con la strada. E qua la upgradiamo. Ok. Quindi vediamo se c'è così ce la dà. Add station. Sì, ce la dà. Quindi dovremmo fare un'altra di là. Sì. Qual è che mi chiedeva? Sono sparti i simboli. Per il momento rimaniamo in pausa. Abbiamo tutti. Ah, eccola qua, questa che scena. Allora, questa qui, mettiamoci una stradina che magari collega alla fabbrica. Poi dobbiamo metterci un qualcosa vicino del genere. E come al solito la strada dobbiamo fare un po' più. Se no, che figura ci facciamo? Magari anche il collegamento con la città. Ah, qua non possiamo fare perché passa il treno. Vabbè. Ok. Vediamo se funziona almeno questa qui e poi magari ne facciamo un'altra.
Allora, linea 1, add station, questa. Ah, me l'ha memorizzata quella di prima, ok. Quindi, se adesso prendo uno di questo, linea, e ci imposto la linea 2, lui dovrebbe... Sì. Quindi se ne prendo pure un altro, linea 2. No, il treno! Attento! Cioè, passa attraverso. Adesso deve partire anche il secondo. Vediamo un po' le finanze del treno. Stiamo guadagnando, ragazzi, stiamo guadagnando. Vediamo un po' questo se funziona. Questo cosa c'ha? Nothing waiting. Cioè non ha niente. Linea usage no. Ah, forse dobbiamo fare una linea anche a questo. Nuova linea. Add station. Questo no. Finanza 0. No. O dovremmo usare il tram per collegare questo qui. Vabbè, questo richiede dei materiali. Giustamente, se non ce l'ha non può produrre. Questo qui invece produce direttamente dal nulla. Produce, fammi capire cos'è. Merce coal. Sarebbe carbone, credo. Ah, c'è! Eccolo qui. L'ha portato, c'è il carbone qui all'interno, quindi... Adesso quei cavalli che verranno qui dovrebbero caricare, infatti ecco si sta riempendo. Adesso due pezzi. Quei cavalli che verranno qui, che stiamo andando già al massimo come velocità, quindi il tragitto è lungo. Dove sono? È lungo, sì. Quei due cavalli dovrebbero prendere quel coal e portarlo a quella stazione lì. Quindi dovrebbe funzionare. Lo scopriremo al prossimo episodio perché sono già 22 minuti di registrazione e vedremo se tutto questo funziona. Comunque, ragazzi, è un gioco fantastico. Davvero, io a me piacciono questi giochi manageriali in questo modo. Magari aggiungeremo un'altra linea con un altro treno perché vedo che i clienti qua stanno aspettando, non ce la fanno a salire tutti. Vedremo come andrà a finire al prossimo episodio. Da Zerk è tutto, io vi ringrazio per la visione e vi invito come sempre ad iscrivervi al canale. Ciao a tutti!